I sintomi possono sembrare quelli del Covid, a partire dal mal di testa e dalla febbre, ma a colpire un centinaio di italiani dall'inizio di giugno e a causare ben 7 morti, questa volta è un virus diverso. Si chiama West Nile, il virus del Nilo occidentale. Tutta colpa delle zanzare di tipo comune, le cosiddette culex, che infettano gli uomini ma anche altri mammiferi a partire dai cavalli, dopo aver punto uccelli migratori infetti. Il virus è stato isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, dal sangue di una donna proveniente dal distretto di West Nile, da cui il nome West Nile Disease. In Europa è segnalato dal 1958 e dopo un boom di casi nell'estate 2018 è tornato a farsi sentire pesantemente in questo torrido 2022. La brutta notizia è che ancora non esiste un vaccino. Quella buona è che il West Nile non si trasmette da uomo a uomo. Il Veneto è la regione con più casi, ma le zanzare imperversano anche in Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia. Adesso sono appena arrivate nel Lazio, ad Anagni, con un virus gemello del West Nile, il cosiddetto Usutu, che ha colpito due famiglie. Può essere asintomatico, ma sta provocando anche febbre, vomito e, soprattutto negli anziani e nelle persone fragili, può coinvolgere il sistema nervoso, con encefaliti e meningiti. Non esistono cure specifiche, ogni patologia viene curata a sé. In attesa di un vaccino ci si può solo difendere, con repellenti, zanzariere e abiti coprenti.